Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Si conclude oggi il ciclo delle lezioni di Storia Veneta con l'intervento dell'amico Giorgio Tagliaferro, intitolato Palazzo Ducale nel luogo della memoria storica, i cicli pittorici del Cinquecento. Abbiamo pensato di concludere appunto questo breve corso con un'escursione intorno al rapporto tra rappresentazioni iconografiche e luoghi del potere. Questa connessione, questo legame tra immagini e pratiche del comando, del governo, non è ovviamente limitato al periodo di cui stasera sentiremo parlare, probabilmente anche con qualche escursione a età precedenti, ma è appunto, come dire, radicata nel tempo. Potremmo anzi dire che una parte decisiva dell'elaborazione del mito veneziano, all'interno del quale, come abbiamo spiegato nelle tre lezioni precedenti, si situa anche il mito dell'origine, che è una parte del mito complessivo. Ecco, diciamo, in questa costruzione così complessa e lunga nel tempo, il periodo quattrocentesco e cinquecentesco occupano uno spazio di decisiva importanza. Questa sera ne avremo qualche esemplificazione. Quindi non è, come dire, una lezione di storia dell'estetica o del gusto per l'immagine, ovviamente c'è anche questo, ma la sottolineatura che abbiamo voluto imprimere a questa lezione è proprio quella della connessione tra il potere che si immagina radicato nel tempo e il potere che proietta la sua immagine in uno spazio ben definito. Il Palazzo Ducale è un luogo privilegiato di questa elaborazione così suggestiva e che anche un turista, come dire, immediatamente coglie in qualsiasi visita che fa al palazzo, appunto. I riferimenti potrebbero essere molti e come dire, occuperebbero lo spazio di una lezione, e io non voglio portare via tempo al relatore che ha così gentilmente accettato il nostro invito. Marco Antonio Sabellico, che è un personaggio di primaria importanza nella storia della storia del mito delle origini veneziane, è autore di alcune opere, alcune edite, alcune note, di altre conosciamo soltanto il titolo, ma di queste scritture di Marco Antonio Sabellico, sostanzialmente collocate negli ultimi anni del XV e dei primi anni del XVI secolo, una è dedicata all'ufficio del cancelliere, cioè all'ufficio di quella figura burocratica, istituzionale, che aveva il compito di conservare le carte della Repubblica, le carte del potere. Nel momento in cui il Senato discuteva di una legge e prendeva una decisione, i cancellieri, che avevano una formazione molto complicata, Sabellico dice, noi i grandi cancellieri della Repubblica non conosciamo solo il latino, ma conosciamo anche il greco, così possiamo leggere tutte le ambasciate e le scritture che vengono dall'Europa e anche dal mondo mediterraneo. Bene, Sabellico, in questo breve scritto dedicato al cancelliere, interloquisce, pone in scena, questo era il modello, un dialogo tra personaggi, il modello classico che risale alle opere platoniche, a Cicerone, eccetera, eccetera. E la prima scena di questo dialogo racconta questa situazione. Il veneziano e il suo ospite discutono in attesa di poter entrare nel Palazzo Ducale, perché questo straniero ha la primaria curiosità di visitare quello che sta dentro il palazzo. E la maggior attenzione dei due è dedicata alla visione di un mappamondo così dettagliato, in cui appunto erano iscritte in parte le storie del mondo, ma ancor più
nel Palazzo Ducale i due erano interessati a vedere le pitture, i quadri, le mappe che raccontavano il potere. Il potere si illustrava scegliendo, non permettendo l'accesso a tutti, non è come oggi, ma scegliendo il pubblico per diffondere appunto l'aura del suo prestigio. Ovviamente non è solo un fatto veneziano, voi sapete, negli anni 70-80 del Cinquecento a Roma viene elaborata e costruita la Galleria delle Mappe, in cui i pontefici romani avevano esattamente lo stesso progetto, lo stesso scopo che già i veneziani avevano sperimentato, e per questo erano, come dire, ritenuti un po' i capostipite in questa storia dell'illustrazione di se stessi attraverso i racconti storici e i miti. Bene, allora prima di entrare, come dire, in medias res, sono obbligatori alcuni ringraziamenti. Prima di tutto al pubblico che si è connesso in questo periodo difficile, in generale per l'epidemia, ma anche per la storia di questa struttura. In secondo luogo il mio ringraziamento va al direttore e al personale dell'Ateneo Veneto, che ha assistito gli autori, i collaboratori, i relatori con grande attenzione e anche con grande generosità. Quindi grazie ancora, e a te Giorgio per la tua relazione. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, cortese invito, grazie per questa presentazione Alfredo, hai già messo in chiaro cosa significa Palazzo Ducale, ma cercherò di in modo molto più sintetico possibile di spiegare e di chiarire qual è il significato simbolico di questo edificio e dei suoi contenuti. Il mio contributo al tema delle origini non verte tanto sulle origini come fatto storico, quanto sulla loro percezione, sul ruolo che hanno giocato nella costruzione dell'immaginario collettivo e in uno specifico momento della storia veneziana, a fine del Cinquecento, che si può a buon diritto dire abbia avuto un impatto significativo nella nostra ricezione e comprensione della civiltà veneziana e conseguentemente anche sulla costruzione della sua identità storica. Per cominciare voglio mettere l'accento su un aspetto che ritengo essenziale nella nostra percezione di Venezia come luogo storico, geografico e culturale, vale a dire la peculiare combinazione di una forma urbana fortemente caratterizzata, che tutti riteniamo unica al mondo, direi, e la sensazione di una continuità tra passato e presente che appare quasi vincolante, imprescindibile per la sopravvivenza addirittura della città. Ed è una continuità col passato che viene comunemente percepita proprio attraverso la relativa stabilità della forma urbana nel corso del tempo, e che è probabilmente alla radice di una tensione avvertita tra conservazione del patrimonio storico-culturale, non solo quello materiale dei monumenti, ma anche quello immateriale delle usanze, e l'adeguamento a strutture socio-economiche sollecitate, direi, principalmente dal fenomeno del turismo di massa, dove naturalmente quest'ultimo rappresenta una costante minaccia alla continuità storica di cui stiamo parlando. Come cercherò di dimostrare, i cicli pittorici di Palazzo Ducale realizzati, messi in opera dalla Serenissima Repubblica negli anni 70 del Cinquecento, hanno contribuito significativamente a cementare questa idea di continuità, che nella fattispecie si incardina nell'idea di uno Stato libero e sovrano, che non ha niente a che fare con le idee di sovranismo di oggi, e la cui stabilità nel tempo è affidata alla classe dominante. Si tratta di una congiuntura importantissima che dà luogo al consolidamento, ma anche alla trasformazione delle forme di autorappresentazione dello Stato veneziano, dimostrando una volta di più come nel corso della storia le istituzioni abbiano sempre avuto, e fino ai giorni nostri tuttora abbiano, una formidabile capacità di facilitare, aggregare, forgiare e talvolta anche manipolare e imporre le forme e le idee attraverso cui si costituisce l'identità collettiva di una comunità. Nell'affrontare questi temi,
Dovremmo infatti tenere in considerazione un dato fondamentale, vale a dire che gli apparati visivi e decorativi di cui trattiamo oggi sono espressione della classe dominante veneziana, cioè dell'aristocrazia o patriziato che teneva le redini del governo e aveva accesso esclusivo per via ereditaria, fatto questo importante per il nostro discorso, alle cariche amministrative. Il risultato più cospicuo delle strategie di autorappresentazione messe in atto dal patriziato veneziano è costituito dall'elaborazione di una retorica sia testuale che figurativa, vale a dire sia a parole che a immagini, che plasma un'idea di Venezia come città unica e mirabile, se non miracolosa, e concorrono a creare questa immagine simultaneamente proprio l'ambiente acqueo, la forma urbana, la formazione politica e la storia della città. E questa idea è costruita non in una volta unica, come ben sappiamo, ma per aggregazione, per accumulo di immagini, metafore, attrazioni e astrazioni nel corso del tempo e su livelli di significato diversi, multipli. E in tutto questo Palazzo Ducale svolge un ruolo non secondario, non solo perché ospita una innumerevole quantità di immagini, nonché quando la Repubblica era funzionante, di rituali e cerimoniali politici che hanno contribuito alla costruzione di questa retorica, ma anche perché il palazzo stesso, in quanto oggetto, monumento, è in grado di farsi simbolo, inserendosi così quale immagine significante all'interno di quel sistema di segni che costituisce la retorica di rappresentazione e, se vogliamo, di autocelebrazione veneziana. Il mio intervento di oggi si articola in tre parti, sostanzialmente: un'introduzione sul significato simbolico di Palazzo Ducale, un focus specifico su una sala, la sala delle quattro porte, un soffitto di Jacopo Tintoretto, e poi, a conclusione, un allargamento sul ciclo più, diciamo, impressionante, imponente, che è quello della sala del Maggior Consiglio dello scrutinio. E innanzitutto, insomma, tutti siamo piuttosto, abbiamo una certa familiarità con il palazzo, sito in piazza San Marco, in una porzione tra il bacino e il resto della piazza, occupa un'area abbastanza piuttosto vasta e è diventato naturalmente un landmark iconico che impatta in maniera decisiva sulla face urbana e diventa connotante, e già nelle epoche passate l'immagine soprattutto vista dall'acqua, che era l'ingresso di Venezia in passato, prima che venisse collegata alla terraferma, si era stabilizzato come luogo, come icona proprio attraverso cui identificare Venezia. Questa è un'immagine del 400. Quindi stiamo parlando di un edificio che è qualcosa di più di un semplice edificio, un simbolo della città, del suo potere, delle sue istituzioni, ma anche appunto di una continuità storica. Il palazzo è, a differenza dei palazzi, di altri palazzi rinascimentali, come il Palazzo Ducale di Urbino o come il Palazzo Te a Mantova, non nasce in una volta sola da un unico progetto e per volontà di un principe, non riflette la personalità di un unico signore, ma è invece un edificio che nasce nel corso del tempo. Scusami Alfredo, io vedo che hai quella diapositiva lì. È quella che... Ok, perché sì, io già... Sì. Va bene. Questione tecnica. Dicevo appunto che sono in sostanza tre edifici, rivedete qui questa forma quasi a C attorno a un cortile, che crescono nel corso del tempo ed è soltanto a partire dal 300 che assume una forma unificata e unificante, cioè un'omogeneizzazione stilistica delle varie aree interne disposto attorno al cortile. Il cortile, ogni volta che si entra nel Palazzo Ducale, il turista rimane impressionato da questo cortile, che ha in effetti un aspetto molto unitario, ma è in realtà il frutto di interventi successivi. E questo carattere composito riflette anche le varie funzioni che il palazzo assolveva. Prima di tutto era ovviamente la sede del Doge, il principe, tra virgolette, eletto, quindi non una carica che aveva successione dinastica,
E però nello stesso tempo, e quindi era il capo, diciamo, rappresentante più simbolico che altro, soprattutto nell'epoca di cui stiamo parlando, del Cinquecento, e aveva però anche funzione amministrativa, con vari uffici, magistrature, era anche la sede del governo, con invece le sale conciliari delle grandi assemblee, ma era anche sede giudiziaria, c'erano i tribunali, era luogo di detenzione, c'erano le prigioni, era luogo di rappresentanza, venivano ricevuti ambasciatori, diplomatici, i delegati delle città suddite della Serenissima, ed era anche luogo di approvvigionamento perché aveva vari depositi al suo interno. È un edificio che subisce traumi violenti, alla fine del Cinquecento due incendi importanti, nel 1574 e questo che vedete illustrato nel 1577, che è quello che sono i due che ci interessano qui, perché sono esattamente questi due incendi che permettono, pur essendo evidenti appunto traumatici, la ristrutturazione interna e permette l'elaborazione di nuovi cicli pittorici che sono formidabili in realtà. In particolar modo questo riguarda la facciata sud che dà sul bacino, le sale del Maggior Consiglio dello Scrutinio che ho nominato in precedenza e che vedete dalla slide occupano un'area molto vasta dell'ala sud Maggior Consiglio e dell'ala ovest lo scrutinio, quella che dà sulla piazzetta di San Marco. È dunque questo un momento critico che dà luogo a un totale rinnovamento degli apparati decorativi all'interno del palazzo. E questi nuovi cicli danno anche quel senso di unità stilistica e visiva che era stata raggiunta soprattutto all'esterno nel corso del tempo. Quindi è una stagione importante dove all'interno si cambia tutto, ma all'esterno invece non si cambia nulla. L'incendio del 1577 dà luogo a un dibattito riguardo a cosa fare di questa facciata. E c'è un dibattito, partecipa anche il famoso architetto Andrea Palladio, che presenta un progetto in un linguaggio classicizzante e arcaico, ma molto moderno naturalmente per l'epoca, arcaico solo nel senso che si rifà all'architettura classica, e viene scartato. E gli storici dell'architettura, storici dell'arte, hanno un po' interpretato in vari modi questa scelta, il mancato rinnovamento. In parte questo viene visto come segnale di una mentalità retrograda, il progetto di Palladio sarebbe stato, secondo alcuni, scartato perché avrebbe incarnato un carattere romano filopapale con il suo linguaggio classicizzante, contro il gotico che sarebbe invece un linguaggio architettonico tipicamente veneziano e secondo altri invece sarebbero state mere ragioni economiche. In realtà credo che la decisione sia da considerarsi semmai alla luce del significato culturale del palazzo e della forma mentis del patriziato veneziano. E proprio nella sua stabilità strutturale il palazzo si fa infatti simbolo di continuità e permanenza della città, della sua compagine sociale e statale, che è garantita e incarnata dal patriziato stesso attraverso la nobiltà di sangue. Pertanto io sono dell'idea che le ragioni per cui in realtà non si sia intervenuto è che nell'economia di quello che era il significato del palazzo si doveva mantenere quello che era possibile mantenere. E in questo piccolo libricino che descrive, pubblicato nel 1587, da colui che aveva partecipato alla programmazione del nuovo ciclo del Maggior Consiglio, vale a dire una delle persone che aveva inventato le storie da raffigurare, pubblica la descrizione di tutto il ciclo in questo libricino e all'inizio ci dà una spiegazione di cosa significava il Palazzo Ducale per coloro che avevano rifatto il ciclo. Finalmente fu deliberato che, conservandosi in essere la parte del palazzo che era la maggiore, che si ritrovava, si restaurassero le parti offese dal fuoco, senza alterare in parte alcuna la forma antica di esso palagio, avendo i senatori semplicemente riguardo di non scancellare la memoria dei loro maggiori, cioè gli avi, che con tanta fatica e con tanta spesa l'avevano quasi che nella prima età della Repubblica fondato e finito. È evidente che il valore simbolico del palazzo è quello di essere destinato a conservare e perpetuare la memoria degli avi. Quindi una prima ragione per cui non va alterato è questa: il palazzo è l'incarnazione della virtù morale e politica dei padri fondatori e della sua propagazione attraverso le generazioni dei vari
nobili. Quindi è un segnale di stabilità politica ed è per questo che non va alterato possibilmente. La frase finale che vedete in questa slide è indizio poi di un fatto che svilupperò oltre, ovvero che nella finzione ideologica dell'autorappresentazione di Stato messa in atto in Palazzo Ducale, la fondazione stessa del palazzo assume valore emblematico della stabilizzazione della Repubblica in quanto Stato libero e pertanto arriva quasi a incarnare il concetto di origine, laddove non escludo ci sia alla base di questo concetto un consapevole gioco linguistico e concettuale che assimila le fondamenta dell'edificio alla fondazione della città e soprattutto dell'ordinamento politico, ed è questo il punto. E tra pochi istanti vedremo lo stesso meccanismo in azione nel contesto parallelo di Firenze. Quindi il valore simbolico del palazzo è poi accresciuto dalla vicinanza con San Marco, ora basilica ma all'epoca cappella del Doge e luogo del santuario delle reliquie di San Marco, il patrono della città, che dà al palazzo un'aura di sacralità, al palazzo pubblico, sul modello del Tempio e Palazzo di Salomone nell'Antico Testamento. Ora, per comprendere meglio questi significati, gettiamo un occhio invece a una realtà diversa da quella veneziana, ma parallela per certi versi, che è quella di Firenze, dove qui il duca Cosimo I de' Medici, nello stabilire la propria residenza in Palazzo della Signoria, poi divenuto noto come Palazzo Vecchio quando si spostò a Palazzo Pitti, lo stravolse internamente, dotandolo di apparati decorativi che celebrano la casata dei Medici, mentre lo lasciò completamente invariato all'esterno. E questo fatto è commentato in modo emblematico dall'autore delle decorazioni che vedete qui sulla destra, Giorgio Vasari, celebre a tutti per le vite degli artisti pubblicate nel 1550 e 1568. E pubblica però anche altri interessanti volumi come i suoi ragionamenti, dove descrive e attribuisce significati allegorici alle proprie pitture dentro il palazzo. E interessante il commento, quando dice che il duca avrebbe saputo e potuto farlo, e si riferisce all'abbattimento dell'antico Palazzo Vecchio, il palazzo della Signoria, felicissimamente, se non l'avesse rimosso da questa decisione, il rispetto di non voler alterare i fondamenti e le mura maternali di questo luogo, per avere esse, con questa forma vecchia, dato origine al suo governo nuovo. Anzi, siccome subito egli fu creato duca di questa Repubblica, conservò le leggi vecchie e sopra quelle altre ne fondò riguardanti il benessere dei suoi cittadini. Così, per lo medesimo rispetto, queste mura vecchie, sconcertate e scomposte, volle ridurre con ordine e misura. Il concetto è semplice e chiaro. Il palazzo rappresenta l'antico ordinamento politico repubblicano e l'averne mantenuto inalterata la face esterna indica che il nuovo regime assolutistico di Cosimo è fondato però sulle fondamenta della tradizione repubblicana, che ovviamente è una manipolazione dei fatti ed è asservita all'autolegittimazione del duca. Che poi, ecco, Vasari elabora, ma non voglio indugiare troppo su questo, il paragone con un palazzo fatto come un corpo di fabbrica che era stato fatto per tante famiglie della Repubblica, che era imperfetto e viene portato a unità come palazzo del principe. La frase finale è la più interessante. Ogni ingegno mediocre avrebbe saputo di nuovo fare qualcosa, e sarebbe stato bene, ma racconciare le cose guaste senza rovina, in questo consiste maggiore ingegno. Quindi non cambiare le cose è degno del principe. E ultima citazione. Inoltre pareva sconvenevole dipingere le onorate azioni di questa Repubblica sopra mura nuove e pietre che non fossero state testimonio del valore dei fiorentini, come furono queste vecchie, le quali, poiché sono state ferme per il passato alle fatiche e ai travagli, debbono per la costanza loro essere ornate e indorate. E ciò significa che effettivamente queste mura erano quelle che avevano visto e testimoniato lo svolgersi di eventi che sono poi raffigurati nelle decorazioni stesse del palazzo. E questo è importante perché non è soltanto quindi il valore simbolico, è che quel palazzo ha vissuto la storia di Firenze, cioè è la testimonianza vivente di un qualcosa a cui adesso il duca si vuole riagganciare.
e nel suo riagganciarsi deve trovare una ricostruzione storica che affida ai suoi umanisti, i vari Vincenzo Borghini, che poi entra in polemica con altri umanisti, Gelli, Giambullari, Adriani e così via, che cercano di stabilire quali sono gli eventi che hanno portato alla fondazione di Firenze. E nella sala grande del Palazzo Vecchio, il Palazzo della Signoria, viene incluso in questo grande ciclo che forse, scusate, torno indietro, forse è anche servito da modello ai veneziani per la sala del Maggior Consiglio, per il nuovo ciclo, per ragioni che purtroppo qui non ho tempo di spiegare, e che quindi hanno una rilevanza per il nostro discorso, ecco, include anche la fondazione di Firenze, quindi dove vediamo il triumvirato e le origini romane di Firenze. Di cui poi Cosimo, naturalmente, di questa storia, Cosimo naturalmente rappresenta l'apice, e quindi lo ritroviamo effigiato come un imperatore sostanzialmente alla romana, quindi in continuità con la fondazione romana di Firenze, come completamento della storia repubblicana. Quindi è un qualcosa di ben preciso. A Palazzo Ducale questo non c'è. I cicli di Palazzo Ducale sono incentrati non tanto sul tema delle origini, quanto piuttosto sulla continuità storica rispetto a una condizione primigenia e originaria, che però non viene mai in realtà fatta esplicitata, per tornando alle radici. Quindi l'unico caso in cui le origini e la fondazione di Venezia però vengono tematizzate è quello, all'interno dei cicli di Palazzo Ducale, è quello della decorazione del soffitto della Sala delle Quattro Porte. Questa, entriamo nella seconda parte di questo intervento. E questa è una sala che è una sorta di sala d'attesa, la chiameremo lobby oggigiorno, ha quattro porte che coloro che entravano in palazzo, anche chi semplicemente doveva entrarci per svolgere i propri uffici, o chi entrava per essere ricevuto, nelle varie parti, e quindi è sostanzialmente un luogo di passaggio. Ma proprio per questo diventa importante decorarlo con una decorazione che abbia un significato piuttosto importante rispetto alla storia di Venezia. E dopo l'incendio del 1574, il primo quindi dei due incendi che ho menzionato prima, viene affidato a Tintoretto l'incarico di dipingere gli affreschi del soffitto, che sono molto rovinati e pesantemente ridipinti nel corso del Settecento e per questo anche molto trascurati dagli studiosi. L'invenzione del programma iconografico sembra da attribuirsi a Francesco Sansovino, il poligrafo veneziano, figlio del famoso architetto toscano Jacopo Sansovino, responsabile giunge a Venezia dopo il sacco di Roma nel 1527, si trasferisce permanentemente in città e diventerà l'architetto di Piazza San Marco, quello che è responsabile della Piazza San Marco che conosciamo in parte con la libreria, la zecca e le procuratie sul lato sud della piazza. E Francesco Sansovino, il figlio, che invece è veneziano, è colui che sembra essere responsabile di questi cicli. È lui stesso a dirlo, almeno di questa sala, è lui stesso a dirlo in quella che viene considerata la prima guida di Venezia, la Venezia città nobilissima e singolare, pubblicata nel 1581, e che è uno dei molti lavori dedicati da Francesco Sansovino alla storia della città e delle sue istituzioni, che è un tesoro di informazioni ed è anche molto interessante per il discorso di oggi. Qui vedete il soffitto con tre riquadri principali, quello centrale, i due ovali, i due tondi ai lati, poi ce ne sono altri. Mi concentrerò su questi tre, partendo dal primo, quello centrale, dove vedete questa donna con uno scettro in mano, guidata da un uomo barbuto, e non so quanto si veda in basso, l'uomo punta il dito, si vede una striscia d'acqua. Sansovino esplicita il significato di questo dipinto. Si tratta di Venezia mandata da Giove in queste acque, perché la fu fatta per disposizione di Dio, a ciò che vi conservi la religione e la libertà cristiana. Ora, può essere la presenza di Giove, quando però si parla di libertà cristiana, può sembrare un po' difficile da armonizzare con la presenza proprio anche del Pantheon, delle divinità nella parte superiore del dipinto. In realtà si tratta di una trasfigurazione mitologica che è
pienamente consonante con il linguaggio del Cinquecento, dove naturalmente, già ampiamente in voga a Venezia, si pensi non solo ad altre decorazioni dentro Palazzo Ducale, come la sala del Consiglio dei Dieci, dell'udienza del Consiglio dei Dieci, per chi ha familiarità col palazzo, ma la stessa Piazza San Marco, l'architettura di Sansovino, è un'architettura classica e classicheggiante. Argomento in più, a mio giudizio, per dire che tutto sommato il credere che il progetto di Palladio per l'incendio fosse stato scattato perché era linguaggio classico non regge, anche perché non era l'unico architetto ad aver presentato un progetto con un linguaggio diverso. Tornando su questo dipinto, cosa significa? È molto interessante quello che viene detto e riflette alcuni topoi della panegiristica veneziana. Anzitutto l'importanza del sito acqueo. Le acque di cui si parla sono quelle non solo della laguna, ma del mare Adriatico, e spiegherò a breve perché il mare Adriatico, cioè la laguna diventa una parte del tutto, l'importanza è il mare Adriatico. Ed è l'importanza del sito anche naturale come luogo eletto. Un altro dei topoi è il fatto che i veneziani, la serita senza di mura, e dove l'acqua invece agiva, sostituiva le mura, ed era stata però un elemento naturale che proteggeva Venezia. Questo sarebbe stato uno degli elementi che dimostrerebbero che Venezia era stata concepita nella mente divina. È una prefigurazione, predestinazione, un ruolo di Venezia nel piano provvidenziale di redenzione del genere umano voluto da Dio, redenzione ovviamente dal peccato originale, e per cui nasce cristiana. E quello della nascita cristiana, ci ritornerò, è un fatto importantissimo. E dunque, la trasfigurazione mitologica qui è importante, è funzionale prima di tutto all'astrazione di Venezia come entità politico-geografica in un concetto superiore, proprio perché non si rappresenta la realtà fisica, ma una sua trasfigurazione, e si usa il linguaggio della mitologia. Quindi una idealizzazione la quale ha anche, cioè, Tintoretto è uno dei grandi pittori del Cinquecento veneziano, non si è profuso in una composizione particolarmente difficile, è molto immediata. L'attenzione è tutta su Venezia, con questo scettro, Giove che l'accompagna a braccetto, e non si può dire che sia più importante dei due, come è stato notato da altri studiosi, è come se vivessero in simbiosi, e questa è un po' la trasfigurazione dell'idea di Venezia che nasce nella mente di Dio. Il fatto appunto che sia un linguaggio classicheggiante, cioè sia il linguaggio della mitologia classica, non cambia gli effetti, perché lo si può tranquillamente paragonare all'altro topos tipico del Cinquecento veneziano di Venezia come Venere, nell'assonanza Venezia-Venere. Venere nasce dalle acque, nasce nelle acque di Cipro, che oltretutto era veneziana all'epoca, e quindi Venezia viene assimilata a Venere come bellezza, prototipo, idea universale astratta di bellezza. È questo il linguaggio della panegiristica e anche di queste immagini. E però ora voglio tornare sulla descrizione di Sansovino e sottolineare l'endiadi, la stretta connessione tra religione e libertà cristiana. Il concetto di libertà è applicato all'idea di ecumene cristiana, dove Venezia si arroga qui un ruolo di protezione che si lega al tradizionale concetto medievale della Respubblica cristiana, paladina di pace, giustizia e libertà all'interno della comunità delle nazioni cristiane. Nel Cinquecento questa idea di Respubblica cristiana rimane dalla tradizione veneziana, ma, come poi mostrerò, su questo viene impiantata una ulteriore idea più moderna. Faccio notare che il Giove che voi vedete non è particolarmente, non assomiglia a come siamo abituati a vedere Giove, per esempio Veronese nella sala che prima ho citato dell'udienza del Consiglio dei Dieci, lo raffigura come andrebbe, cioè possente, muscoloso, con in mano il fulmine, svestito. Quello di Tintoretto sembra più San Marco o Gesù Cristo, l'aureola che vedete è un'aggiunta settecentesca, ma insomma rende un po' l'idea di questa ambiguità. E comunque quello che conta, e questo è il punto conclusivo di questa immagine, è la totale allegorizzazione delle origini di Venezia. Cioè non c'è un racconto storico, non c'è un mito fondativo, a differenza di quanto inscenato a Palazzo Vecchio a Firenze. La fondazione di Venezia è proiettata fuori dalla dimensione storica ed è risolta in una astrazione di concetti. Più della ricostruzione esatta vale l'impalcatura ideologica.
Ed è l'idea di libertà cristiana che qui conta e che viene espansa nella secondo, uno dei due tondi che stanno ai lati, che Sansovino descrive. Qui vedete al centro in alto una donna che solleva le braccia, tenendo in mano quelli che sono i resti di un giogo che è stato spezzato. Due fanciulle la sorreggono, ai lati, disposte simmetricamente, altre due fanciulle che reggono un'asta con in cima, sulla punta, un oggetto che, se non siete in grado di identificare, ora a breve spiegherò cos'è, e infine delle figure in basso, una di queste avvolta nelle spire di un serpente. La struttura è chiarissima dal punto di vista proprio della gerarchia, dall'alto verso il basso, dove c'è questa figura primeggia. E come dice Sansovino, questa è una donna che rompe un giogo con altre figure attorno che portano il pileo in segno di libertà, perciò che, essendo nata libera d'Italia, alla quale tutti rifuggono come in porto sicuro e libero a ciascuno, per conservazione della vita e delle facoltà. Il pileo è niente più e niente meno, che appunto l'oggetto, dicevamo prima, è il cappello frigio, quello che portano i giacobini nella Rivoluzione francese, la stessa identica cosa, è un simbolo tradizionale, classico di libertà, è il cappello frigio. Questa è tutto una scena di virtù al femminile, dove il concetto fondamentale è quello della libertà originaria di Venezia. Venezia è indipendente, non asservita, è nata da genti fuggite dai barbari, e è un topos della storiografia, della trattatistica politica e della panegiristica. Paolo Paruta, il massimo storiografo e ideologo della Repubblica in questi anni, sottolinea la superiorità di Venezia su Roma proprio in virtù del fatto che Venezia, a differenza di Roma, era nata libera. E si vede qui il dettaglio del pileo. E questo è un tema che è assolutamente fondamentale nel discorso che stiamo facendo. E qui vedete il giogo. Venezia non è soggiogata, il termine non è scelto a caso, sub iugum, non ha un giogo sul suo capo. L'allegoria quindi rinforza il concetto espresso nel riquadro centrale, dove Venezia veniva fondata sotto il patrocinio divino, e lo estende oltretutto oltre i confini dell'Italia, oltre i confini di Venezia nell'Italia, torno indietro in questa immagine, no, anzi scusate, ce l'ho qua. Venezia viene chiamata porto sicuro, quindi è un ruolo di difesa che ha per tutta l'Italia ed è un topos questo della nazione italiana, salvaguardata da minacce esterne, che era andato radicandosi fin dall'epoca dei comuni e delle signorie. E si pensi a Dante, si pensi a Petrarca, Italia mia, benché il parlassi a Indarno, la famosa canzone, e poi viene abbondantemente sfruttato nel 400 più o meno da tutti i maggiori principi italiani, che tutti promuovono se stessi come i paladini dell'Italia attaccata dai nemici esterni. Questo concetto poi è radicato nella terza allegoria, che è quella che qui vediamo, dove c'è una donna, con la stessa evidentemente con lo scettro che abbiamo visto prima, nel riquadro centrale, il pavone che vedete al centro è l'attributo semplicemente di Giunone, vedete il fulmine di Giove tenuto vicino dalla figura che sta vicino, ci sono altri simboli su cui non entro nei dettagli, e Sansovino descrive questa come una giunone, il cui attributo è per appunto il pavone, tradizionalmente, accompagnata da diverse virtù significativa di nobiltà. Con ciò sia che, nel suo principio, i nobili partorirono questo domicilio e imperio e mantennero sempre incorrotto il sangue loro illustre. Origine e nobiltà. Venezia è stata generata dai nobili come in un parto, così come Venezia è pensata nella mente di Dio, come mostrato sopra. Quindi è un atto naturale, come il parto, ma anche volontario, perché è la volontà di un gruppo di persone. Ed è un'affermazione assiomatica, indiscutibile, che è intesa a non lasciare dubbi sulle origini di Venezia. Venezia nasce libera e nobile. E l'antica controversia sul fatto che i primi veneziani fossero pescatori, Sansovino affronta nella sua guida, è un fatto importante. Nella famosa lettera scritta da Cassiodoro nel VI secolo, dove si descrivono i primi insediamenti nella laguna veneziana, viene detto, appunto, sulla base di quello c'era
viene detto che sono dei pescatori, e Sansovino reagisce in questo modo scrivendo: i primi veneziani non furono del tutto poveri, nemmeno ignobili pescatori, ma potenti. Perché? Perché è fondamentale mostrare che i veneziani hanno una nobiltà di lunga data. E qui si può richiamare al fatto che Sansovino difende le origini romane delle genti che fuggirono a Venezia, nella laguna, all'epoca di Attila, dei barbari e così via. E molte famiglie veneziane reclamavano origini romane, per esempio i Cornaro, che pretendevano di discendere dai Corneli. E la nobiltà, qui in questa frase, lo vedete, è intesa come all'inizio, nella seconda riga, virtù. Quindi è innanzitutto una nobiltà d'animo, ma è anche nobiltà di sangue, perché c'è scritto sangue incorrotto. E questo è un tema di grande momento nel Cinquecento, è un momento in cui il tema della nobiltà viene discusso proprio in questi termini. Il baricentro si sposta dal tema della virtù a quello della nobiltà di sangue, della discendenza. E le due cose vanno combinate, e lo vediamo qui perfettamente in quello che viene detto da Sansovino e poi nell'immagine. Il sangue della nobiltà veneziana è detto incorrotto per sottolineare la continuità proprio con gli avi. E va detto che il patriziato nel Cinquecento reclamava di essere il più antico patriziato, la più antica aristocrazia d'Europa. Naturalmente a Venezia non ci sono preoccupazioni dinastiche, perché non si pone questo problema per il potere, per il doge, e perché comunque una volta entrati a far parte della nobiltà veneziana si hanno determinati diritti. Ma il punto è che queste, diciamo, quello che per un principe sarebbe la rivendicazione dinastica per la propria famiglia, si estende a un intero gruppo sociale, che è il patriziato veneziano. Ed è per questo che è la classe dirigente, è per questo che è fondamentale parlare dello Stato in questi termini, perché la classe dirigente si pretende di essere lo Stato veneziano, incarna lo Stato veneziano. Quindi le qualità dell'una finiscono a caratterizzare l'altro, cioè lo Stato, e viceversa. Quindi si capisce bene perché libertà e nobiltà siano strettamente interconnesse e a loro volta informino l'idea di sovranità e di dominio della Repubblica Veneziana, perché Sansovino lo scrive. Questo è domicilio, l'idea del porto sicuro, e anche imperio. E imperio, però, attenzione, non vuol dire nel Cinquecento, impero significa dominio, significa sovranità, stato sovrano, libero e indipendente. E questo è un altro aspetto fondamentale. E qui entriamo in un discorso che avevo accennato prima, quello della Repubblica Cristiana. Nel Cinquecento, in questa fase, nei dipinti del Palazzo Ducale, quello che viene fuori è un'immagine chiarissima, che va oltre la Repubblica Cristiana che difende la cristianità. È quello invece di un impero rinascimentale, almeno a parole o meglio dire a immagini, che si regge sulla forza del dominio. Nel soffitto della sala del collegio, che è tra tutti i cicli di palazzo quello in cui viene articolata la più complessa rappresentazione dell'ideologia dello Stato veneziano, e vediamo uno delle centrali dipinte da Veronese, dove proprio la forza robur imperi, la forza dell'imperium, del dominio, è incarnato dai due simboli dello Stato da terra, Nettuno a sinistra, Marte a sinistra, e lo Stato da mar, Nettuno a destra, quindi i due componenti delle colonie veneziane. Quindi è un impero coloniale quello che loro vogliono, su cui vogliono porre l'accento in questo momento, ma si combina con l'idea della Repubblica Cristiana. Ecco, questo è un tema che la storiografia moderna non ha di fatto sviluppato sufficientemente, che merita naturalmente espansione. Quindi il tutto è filtrato attraverso oltretutto l'idea imperiale portata avanti da Carlo V nel Cinquecento, che ha radici carolinge. Qui non vorrei gettare benzina su un fuoco di una discussione riguardo alla Venezia carolingia, ma si può parlare anche di questo. Per concludere il ciclo, e qui, scusate, giustamente ho l'immagine della Scala dei Giganti, che è il luogo dove il doge saliva per ricevere la sua investitura dopo essere stato eletto, dove appunto si vede l'importanza dello Stato da terra e dello Stato da mare, quindi del dominio, della sovranità materiale. Ecco, ci sono altri due tondi, non ho le immagini, sono molto rovinati. Molto brevemente,
di cosa parlano? Dalla parte del canale sopra le finestre è spesso un Nettuno che sposa Venezia in memoria di Papa Alessandro III, che diede il dominio del mare a Sebastiano Ziani, principe della Repubblica. E qui naturalmente il riferimento è agli eventi del 1177, quando la Repubblica di Venezia, il doge Ziani al comando dell'armata della flotta veneziana, sconfigge l'imperatore Federico Barbarossa che aveva minacciato Papa Alessandro III. In cambio la Repubblica riceve una serie di privilegi, tra cui, importantissimo, la giurisdizione sull'Adriatico, e qui torniamo al discorso che avevo fatto prima. Non è solo la laguna, l'importanza è la giurisdizione, la sovranità territoriale sull'Adriatico. Questo diventa poi il momento fondativo del rituale veneziano, civico, il famoso sposalizio del mare, che credo molti conoscano. Quindi rinforza l'idea della sovranità materiale. Dall'altra parte, verso la piazza, si vede Venezia Vergine, la quale con la sua incorrotta purità si difende dall'insolenza altrui e s'appoggia al mondo, perché la sola fra tutte le altre è restata incorrotta e intatta dagli altrui barbari e tirannici imperi. Non credo di aver bisogno di commentare troppo questo, soltanto in riferimento a un altro dei topoi della letteratura veneziana, la nascita di Venezia il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, quindi sotto la protezione di Maria, quindi vergine per questo, in più acqua, elemento di purezza simbolicamente inteso, e quindi facile da cogliere. Infine, questo soffitto si compone anche di tondi più piccoli, mandorle, come le chiama Sansovino, degli ovali, che rappresentano le otto figure per otto città principali, che sono queste che vedete. Quindi non sono solo città, intende i domini principalmente dello Stato da terra, più l'Istria, che è uno dei nodi fondamentali dello Stato da mar. C'è anche Altino, che chiaramente si riferisce alle origini veneziane. Insomma, l'importanza del palazzo come luogo di rappresentazione della sovranità territoriale di Venezia emerge fortemente in questi anni, e ricordatevi anche che qui venivano per l'appunto ricevuti i delegati delle province. L'origine di Venezia quindi qui viene inquadrata nell'idea della formazione dello Stato territoriale, questo è il punto fondamentale, e l'enfasi è sì sull'idea repubblicana della libertà originaria, ma non si deve confondere il repubblicanesimo con una rinuncia al potere sovrano dello Stato, al contrario. Quindi il programma riflette proprio l'idea della realtà politica della Venezia delle origini, propagata da Sansovino nei suoi scritti, che è quella di una città nata cristiana e rimasta sempre libera, che è quello che abbiamo visto in precedenza. Le idee che noi vediamo qui poi si riflettono nel ciclo del Maggior Consiglio. Ora ho una decina di minuti? Bene, ecco, non sarà semplice sintetizzare, quindi scivolerò sulle prossime slide abbastanza facilmente, senza dare troppi dettagli sul ciclo, soltanto dicendo che la sala del Maggior Consiglio è la sala dove si svolge l'assemblea principale della Repubblica Veneziana, la un po' costituente, possiamo dire. E il ciclo precedente raffigurava per l'appunto gli eventi di Sebastiano Ziani e Alessandro III, quindi stabiliva l'importanza della sovranità territoriale sull'Adriatico come momento celebrato. Il nuovo ciclo si estende dalla sala del Maggior Consiglio fino alla sala dello scrutinio, che ingloba, diventa un ciclo unico e copre tutta la storia di Venezia. C'è un'espansione degli spazi, ma c'è anche un ampliamento cronologico. Ora, il Bardi di cui parlavamo prima ci spiega che il fine di questo ciclo è quello di raffigurare le vittorie e gli atti virtuosi dei suoi cittadini e dimostrare come la Repubblica in tutti i tempi e in ogni età si aveva altamente adoperato. Vedete la parte in grassetto. Altre due citazioni. Basta concentrarsi sulla parte in grassetto. La Repubblica, i cittadini avevano operato sempre gloriosamente per universal beneficio pubblico e per particolare gloria, vale a dire per il beneficio della collettività e per la gloria, la fama personale. Questo è il soggetto da raffigurare. E ultima citazione, anche qui la parte in grassetto è quella che conta.
E queste gesta naturalmente sono inscenate perché a imitazione di questi segnalati eroi si possa lasciare onorata memoria delle proprie operazioni ai posteri che nasceranno nell'età futura in questa serenissima Repubblica. Cioè c'è una finalità didascalica, insegnare ai veneziani come trasmettere questo, diciamo perpetuare queste gesta eroiche. E bisogna pensare che nella sala del Maggior Consiglio sedevano tutti i nobili, come potete vedere qui, e ammiravano queste opere. Ora, il punto qui è fondamentale, la continuità da una generazione all'altra, partendo da avi che qui però sono intesi in senso molto generico. Vale a dire che nel ciclo, che è molto complesso, non c'è l'origine di Venezia. E vi mostrerò rapidamente in qualche slide il particolare senso proprio della cronologia della storia e dell'ordine visivo che bisognerebbe seguire secondo Bardi. A dire di Bardi, il ciclo nasce, diciamo, alle pareti, i dipinti devono seguire un ordine che va da quel A1 in basso a sinistra, prosegue, diciamo, nasce lì con il primo episodio nell'810, che ora dirò qual è, e prosegue fino al XII secolo, poi si deve andare nella sala successiva, che è la sala del Maggior Consiglio, e osservare prima la serie della guerra contro Federico Barbarossa, poi la quarta crociata e poi ritornare nella sala successiva con le vittorie successive tra il 300 e il 500. E infine c'è un dipinto, che è quel D, che è un dipinto invece esemplare, che mostra l'esempio del doge Andrea Contarini, come il doge, diciamo, più rappresentativo di questa virtuosa città tra i veneziani. Ora, il percorso che i patrizi facevano per entrare, diciamo, riflette un po' quello che è l'andamento del ciclo. I patrizi entravano nella sala dello scrutinio, e poi passavano nella sala del Maggior Consiglio, mentre il doge entrava da un'altra porta direttamente nel Maggior Consiglio. Ora, questo vuol dire che i patrizi entrando seguivano il percorso detto da Bardi, mentre quindi entrando, poi uscendo nella sala dello scrutinio, mentre il doge osservava le altre serie, e io ritengo che questo sia l'ordine seguito. Perché questo è importante? Perché per l'appunto c'è in questi dipinti un rapporto diretto con l'esperienza dei patrizi che erano presenti nella sala, ed è questo il punto, la continuità col passato. E ci sono poi altri due dipinti, il giudizio universale nella parete di fondo dello scrutinio e nella parete di fondo del Maggior Consiglio il famoso paradiso di Tintoretto, e quindi potete vedere come entrando i patrizi avrebbero visto l'uno e poi anche l'altro. Ora, in basso a sinistra, A1 e A2, sono i due primi episodi. E che cosa raffigurano? Qui torniamo al discorso delle origini. Raffigurano due episodi dell'810, l'assedio di Venezia da parte di Re Pipino e la disfatta della sua armata nel canale Orfano, che sono episodi che sono stati anche messi, la cui veridicità è stata anche messa in dubbio, mi pare, dagli storici moderni. E qui è interessante vedere che quindi la storia di Venezia nasce nel momento in cui viene detto esplicitamente, il governo veneziano si sposta nella sede di Palazzo Ducale. E questo avviene come conseguenza dell'attacco all'isola di Malamocco, nel Lido, spostando il baricentro di Venezia nell'attuale zona di Rialto, nell'isola di Rialto. Palazzo Ducale viene poi fondato proprio in quel secolo, e in sostanza questo vuol dire che l'inizio, l'avvio della storia veneziana in questo ciclo è legato a Palazzo Ducale, e probabilmente la scelta era stata fatta in base al fatto che nel precedente ciclo la serie di ritratti dei dogi che si trova nel fregio sotto il soffitto del Maggior Consiglio partiva con il doge che regnava all'epoca, ovvero Beato Antenoreo, che vedete qui raffigurato nella nuova versione dipinta per questo ciclo. Quindi è molto interessante constatare che l'origine di Venezia in questo ciclo non è un mito fondativo, come lo potremmo aspettare, della nascita della città, ma della nascita dello Stato veneziano, ed è questo il punto fondamentale. E torniamo al discorso della nobiltà. E qui è importante far notare un aspetto, e sto per chiudere gli ultimi 5 minuti, ed è quello della virtù. La virtù che viene descritta in questo ciclo è la virtù
di coloro che combattono per la difesa della patria e della cristianità, esattamente quello che dice anche Sansovino per la Sala delle Quattro Porte. E vediamo per esempio il doge, naturalmente Antenoreo nel IX secolo non poteva vestire come un uomo del XVI secolo, ma qui è raffigurato come uno dei tanti eroi che poi vediamo nel resto del ciclo che combattono contro gli aggressori della Repubblica. I principali aggressori sono gli infedeli e non ultimi ovviamente gli ottomani sconfitti a Lepanto nel 1571. La virtù non è un fatto morale e basta, la virtù va esercitata. E questa è la dimostrazione che i veneziani sono nobili di virtù innanzitutto. Qui c'è meno enfasi sulla nobiltà di sangue, ma il fatto della nobiltà di sangue, e questo è un esempio invece dei veneziani uccisi, massacrati dagli infedeli, come dei martiri cristiani, e la virtù qui viene messa in esercizio ed è dimostrativa di una nobiltà che non è appunto solo d'animo, ma è anche di sangue. Perché è proprio questo, è la continuità con un passato di cui, che è nobile di origine, che garantisce una nobiltà non soltanto di virtù nell'esercizio, ma anche di sangue. E quindi questo fa di Venezia una nazione sovrana in base proprio alla sua sia libertà che nobiltà. C'è una circolarità in questo ragionamento. Vale a dire che non mostrando mai le origini di quando Venezia nasce, com'è che i veneziani sono nobili dalla nascita, perché non lo sono, perché come ben sappiamo la nobiltà veneziana diventa tale soltanto dalla fine del 200, il punto nodale è che quello che si mostra fondamentalmente è che Venezia è sovrana perché è sempre stata libera e continua a essere libera perché è sovrana. Quindi è un circolo dove non si sa se sia nato prima l'uovo o la gallina. Ed è lo stesso con il concetto di virtù e nobiltà. È un governo virtuoso perché nobile e la sua nobiltà si conferma nell'esercizio del governo. Quindi laddove Pipino aveva fallito, perché non era riuscito a conquistare Venezia, anche se pare che forse non è vero, e là i veneziani invece riescono, loro conquistano le province, le sottomettono, ma non perché è un atto di violenza, almeno non così viene presentato. Loro sono, i veneziani portano ordine e regola, non proprio insomma, semplice a capire in termini moderni, ma il tutto si incentra e si radica nel fatto che le province sono legate da un atto di dedizione, ed è quello che viene raffigurato al centro del soffitto del Maggior Consiglio, che è l'apice, il culmine finale di tutto il percorso iconografico del Maggior Consiglio, dove quello che vediamo è il buon governo di Venezia, che è buono perché Venezia è libera e nobile, ma non ci viene mai spiegato per quale ragione fondamentalmente è libera e nobile all'interno del ciclo. Si parte in medias res, nel IX secolo, però nel IX secolo è anche il momento della fondazione del Palazzo Ducale. Quindi il concetto è che, in questo caso, è l'identificazione di Venezia come città con Venezia come Stato, ed è sulla sovranità ovviamente che si pone l'accento, e lo si vede bene qui, dove le province vengono sottomesse. Quindi il progetto di autolegittimazione di questo ciclo si regge proprio su questa circolarità. E l'origine della libertà veneziana si perde nella notte dei tempi. Sansovino parla di una specie di età dell'oro, è un po' così. Quindi un po' il nucleo della questione è proprio questo. Da una parte abbiamo una linearità fiorentina, si nasce con Roma e si arriva al culmine con Cosimo de' Medici, e in mezzo c'è la Repubblica. E a Venezia invece c'è questa continuità, questa perpetuità, permanenza. Il Palazzo Ducale ne è interamente il simbolo. Quindi, chiudendo e tornando al tema di queste, anche delle, insomma, delle nuove scoperte sulle origini veneziane, quello che credo che i veneziani dell'epoca non avrebbero probabilmente particolarmente apprezzato, quello di cui non sarebbero entusiasti, è proprio assistere ai nostri tentativi di scavare nel passato, soprattutto se è uno scavo archeologico, perché credo invece che per loro il punto fosse quello di mantenere l'aurea di sacralità e perennità, che poi, in fin dei conti, rimane anche il punto di
di forza di questa città è quello che fondamentalmente la rende unica. Grazie. Grazie a te Giorgio per questa così ampia lettura di immagini e storie che naturalmente meriterebbero ulteriori sondaggi, approfondimenti, vedendo le riproduzioni così dallo schermo mi sono sorti molti, molti interrogativi, e, però io ho il compito di mediare con le questioni che hanno proposto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Tengo però, come dire, anticipando qualcosa, a mettere in evidenza alcuni temi che si riallacciano anche ad altri temi, ad altri fili che sono stati evidenziati nelle lezioni precedenti. Allora abbiamo di fronte evidentemente, l'avevamo già compreso nella ricognizione della letteratura, alla costruzione di un mito composito, no? Non unitario, una specie potremmo dire quasi di patchwork molto, molto elastico, modulare, che si può costruire e ricostruire secondo diverse prospettive. Questo è molto interessante perché poi lo vediamo appunto quando leggiamo le cronache, quando leggiamo la storiografia veneziana del tempo, quando ci poniamo di fronte a questi quadri. E questo credo che sia un aspetto da sottolineare. L'altro è l'aspetto del potere, che poi, come ti dirò tra un minuto, si collega anche a delle osservazioni interessanti che ci sono state fatte. Allora, qui non c'è il mito di una città, mi pare di aver capito, no? Posso dire così. O meglio, c'è il mito di una città che costruisce uno Stato attraverso un modello di governo che si estende sulla terra e sul mare. E anche qui c'è un'aggregazione di territori che ha una lunga epoca, no? Potremmo dire da Candia, già nel XIII secolo, fino alle conquiste del Quattrocento, dell'inizio del Quattrocento e poi del tardo Quattrocento, quando Venezia si era spinta fino alla Ghiara d'Adda per poi venire, certo, ovviamente sconfitta. Ecco. Allora, su questo c'è un aspetto interessante che vorrei dire così a chi ci sta ascoltando, perché è al centro dell'attenzione di storiche, storiche, italiani, tedeschi, internazionali, insomma. Come si definisce questo insieme di città e territori? Allora qualcuno dice, no, si può usare il termine impero, oggi c'è un po' la moda, ecco, dell'impero, va bene. E allora cosa vuol dire impero? Cosa vuol dire impero? Cioè qual è la qualità, cosa lo caratterizza, cosa lo differenzia dagli imperi ottocenteschi, novecenteschi, se c'è qualcosa che lo differenzia, l'impero cosiddetto veneziano. Altri usano invece un altro lemma, che anche questo va spiegato di volta in volta, e cioè colonie. È una specie di governo coloniale. E a seconda di dove si muove la lancetta, potremmo dire, in questa costruzione viene talvolta più accentuato il cosiddetto, così dicevano i contemporanei, dominio da terra o stato da terra, e in altri casi viene invece privilegiato lo stato o il dominio da mar. E una delle cose secondo me utili da fare quando si pensa a questa grande fase della storia veneziana sia nel fatto di non perdere mai di vista né l'uno né l'altro, cioè di vederli come un sistema integrato. E qui si potrebbe fare un lungo discorso. I governatori, supponiamo i rettori che vanno a Zara o a Candia, un anno dopo possono finire a Padova o a Udine, e questo crea e anche i cancellieri, anche i notai, anche i burocrati che li seguono, e questo crea un'osmosi di grande interesse. Allora veniamo alle domande, perché altrimenti il tempo è tiranno. Allora, partiamo da una critica a cui forse posso rispondere io e anche tu. Viene, ecco, il nome non so, perché qualcuno, io non sono un pratico, ecco, di
di social, ma nasconde il nome, ecco, va bene, o mettono dei nomi, va bene, anche questo io non capisco perché cosa ci sia di vergognoso a usare il nome che ci hanno dato i nostri genitori, ma pazienza. E, allora dice, ma perché capto sempre, lo leggo, una velata retorica risorgimentale nelle vostre lezioni? Di per sé è anche interessante, ma mi dispiace fioi, questo, scusate, ci sono anche greci e altri, ma lo traduco, insomma, mi dispiace, ma non riesco a sopportarlo. Ora, al di là del fatto, non vorrei essere capzioso, che le retoriche di solito non sono velate, insomma, cioè le retoriche di solito sono molto espresse, ma forse, vabbè, non entriamo in questo aspetto, appunto. Non c'è nulla di risorgimentale. Però devo dire che, no, a me dispiace, no, ma lo dico sinceramente. Evidentemente perché, non mi sono spiegato bene, no, ma c'è dico, assolutamente nulla, no, ma nulla di risorgimentale. Scusami, appunto, appunto. Lo dico anche perché insomma, è in parte rivolto anche agli amici che ci hanno preceduto o forse anche a corsi precedenti. Ecco, a me dispiace che abbia captato questa specie di vocazione perché veramente non ci appartiene. E anzi sarebbe interessante parlarne anche direttamente con questo amico che ci segue per capire questa specie di cortocircuito che riguarda evidentemente chi ascolta, ma forse anche a nostri difetti di spiegazione, ma che non trovo fondato, ecco, perché veramente non forse nel fatto che abbiamo che usiamo il termine Italia, ma il termine Italia lo usa Sansovino nel 500, no, si usava quindi, già cioè, si usava già nel tardo impero, insomma, voglio dire, l'Italia lo usano Dante, Petrarca, insomma, cioè non ha nulla a che fare con Cavour, Mazzini o i moti carbonari, che sono una storia importante anche per questo Ateneo, perché di sopra si riuniva Manin e la municipalità, Romanin faceva le sue lezioni nel 48-49 da queste aule, quindi poi non è che sia una cosa vergognosa, però non ha nulla a che fare col tentativo di ricostruzione che stiamo operando noi. Però sarebbe bello interloquire ulteriormente un'opinione, su queste un'opinione, cose. Un'opinione, no, un'opinione è legittima, però ecco, a me dispiace. A chiarire non c'è nessun, non c'è proprio. Da parte mia nessun coinvolgimento aerosismentale, sì, sì, no, di nessun tipo. Non c'è. Anzi. Anzi, è stata una lente, possiamo dire, deformante che ha impedito delle letture completamente, corrette di tante cose. Semmai è l'esatto opposto, sì, sì. Invece, Enrico Boyer, spero che sia questa la... ecco, ci chiede di stringere su un tema. Dice che è interessante il tema della coltivazione di un mito coloniale cristiano, cioè di Venezia come paterna governatrice, ecco, di colonie lontane. Ma la cosa che a me interessa, puoi cominciare a rispondere tu, poi forse posso dire qualcosa anch'io, è questa osservazione. Il concetto della sovranità ai tempi della Repubblica non si distingue sostanzialmente in nulla da quello odierno. Allora, un po' mi sembra che sia suggerito come qualcosa che esce naturalmente da quello che abbiamo un po' detto. Un po' può essere un'osservazione personale di Boyer. Non c'è il punto di domanda, cioè un'asserzione. Allora, io posso dire qualcosa, ma se intanto volessi dire qualcosa tu, se emerge qualcosa già credo a questo proposito delle pitture... Credo di aver indicato innanzitutto nel ruolo del patriziato l'enorme differenza che c'è invece rispetto al nostro concetto di sovranità. E in più c'è da dire un'altra cosa, che le pitture compensano una mancanza, ovvero hanno un significato che noi chiameremo di propaganda, con un termine che è incorretto, perché non vogliono convincere, attirare degli elettori o altro, o fare proseliti, ma sono immagini che trasfigurano, sono immagini che contribuiscono a dare identità, riguardano l'idea di Stato, ma riguardano meno l'idea di sovranità che noi abbiamo in termini di definizione giuridica, e nella democrazia di oggi questo riguarda ogni singolo cittadino, di quanto non siano invece dei tentativi di sopravvivenza di una classe sociale in difficoltà rispetto a dei cambiamenti politici ampi in Europa. Perché quello che Venezia qui sta facendo è cercare di usare la stessa retorica delle monarchie europee che stanno emergendo.
devo dire che la tua osservazione iniziale, l'unicità di Venezia, per cui non riusciamo a stabilire se questo è un impero o cosa, rende difficile un parallelo con la sovranità come la concepiamo oggi. Però tu sicuramente da storico avrai altro da dire. Sì, e anche ci porterebbe lontano, insomma. Allora, alcuni contemporanei di Sansovino e anche di qualche anno dopo, insomma, fino agli anni 20-30 del 600, usavano un termine che assomiglia a sovranità. È molto vicino nella radice etimologica, ma non coincide con sovranità quanto a contenuti concreti, ed era il termine superiorità. E questo si usa molto spesso, si trova per esempio in un grande protagonista della Venezia tra fine 500 e inizio 600, che era Paolo Sarpi, che si chiamava Paolo Sarpi, grande autore della storia del Concilio Tridentino e consigliere della Repubblica di Venezia al tempo della lotta contro il Papa di Roma, no? Su cui venne fondato un mito risorgimentale, ma che no. Allora, superiorità, come possiamo intenderla questa idea del governo delle province suddite attraverso l'uso di questo termine? Tu hai fatto vedere dei dipinti che raccontano le pattuizioni delle province soggette, e cioè degli atti che si compivano al momento della conquista, per terra e per mare, ma più, in questo caso sono più numerose quelle terrestri, e che consisteva in una sorta di scambio. Le città o le comunità si dicevano suddite, proponendo a Venezia il rispetto di alcune loro peculiarità, di alcune loro immunità. Ad esempio la conservazione degli statuti locali. E cioè Venezia avrebbe dovuto governare, così si auguravano gli ambasciatori di queste città, Vicenza, Verona, eccetera, eccetera, avrebbe dovuto governare i territori attraverso l'uso delle leggi che già quei territori e quelle città avevano prima di Venezia. Gli storici hanno molto discusso del rispetto o meno di questo patto originario. Grandi storici del secolo scorso hanno discusso di questa questione per capire la qualità del governo veneziano. È stato un governo efficace, capace, ha integrato parti della società di terraferma e dello Stato marittimo, o invece è stato totalmente estraneo rispetto a queste, e via discorrendo. Però il concetto fondamentale è che non c'è una piena sovranità, esatto, nel senso di svuotamento delle autonomie e dei particolarismi, ma di un rispetto e di una mediazione sopra questa miriade di particolarismi. Aggiungo un'altra piccola cosa, che questa non è una caratteristica veneziana. In realtà degli studi molto, molto validi che riguardano la Francia, l'impero, le terre tedesche, eccetera, ci mostrano che questo era il modello di governo della società e della civiltà europea prima della Rivoluzione francese, prima dell'età napoleonica, in cui si è instaurata una sovranità simile a quella in cui siamo nati e cresciuti. Quindi grazie di questa... Sì, è un'osservazione molto intelligente, sì, in ogni caso, anche perché ci costringe a ragionare sulla terminologia. Sulla terminologia. Il termine imperium, per esempio, è fondamentalmente intraducibile. Sì, sì. Noi, nel nostro, certo, linguaggio moderno. Certo. Infatti io provo a tradurlo con sovranità e, sì, dominio insieme. Sì, sì. Qua infatti degli amici che... Approfitto per salutare un amico greco di lunga data, Nikos Karapidakis e Bruno Crevato Selvaggi, ci propongono, dicono no, oggi si usa anche Commonwealth, hanno ragione. A me Io mi aspettavo che usassi quel termine, no, perché Commonwealth ultimamente ovviamente complica ulteriormente il dibattito. Loro dicono, usiamo, a entrambi mi sembra, piace usare il termine dominio in senso neutro. Perché in effetti nei documenti di allora si trovava dominio. È quello che uso io, però con il problema dell'italiano moderno, naturalmente. Sì. Poi si torna su Risorgimento, poi si dice no, ma il Rinascimento, va bene, non entriamo più in questa. Ma invece ci sono delle cose, a me spero di rispettare tutti e di non tralasciare nessuno. E allora un'altra domanda. Il vantare origini romane.
quale vantaggio economico sociale, aggiungerei di status, se mi permette Linda Martinelli, avrebbe portato? Nessuno, perché di fatto la romanità è un concetto che dal 400 in avanti diventa fondante in un termine molto diverso, che è quello nel 400 della virtù del principe. E c'è un dibattito nel 400 tra quale modello romano si debba seguire, se quello di Scipione o quello di Giulio Cesare. Nel 500 c'è una virata in parte come dire, facilitata, catalizzata da Carlo V e poi cambiata in un certo senso, modificata dagli altri regnanti europei. È un modello di autorità morale e paradigmatico e culturale. Dal punto di vista sociale, quindi, lo possiamo capire come un atto di elevazione, solo non perché garantisca necessariamente qualcosa di concreto, lo fa per i veneziani, per esempio, che vogliono dire che sono nobili dai tempi dei romani, o anche in altri casi, però è un fatto principalmente, ha una valenza culturale molto più astratta, se vogliamo, cioè non ha una ricaduta che uno può spendere in termini economici, ecco, perché mi pare che la domanda fosse riguardante l'economia. Sì. E tu hai detto giustamente di status, proprio quello è il punto, è lo status. Venezia si dota di un apparato architettonico alla romana, all'antica, nel 500, perché c'è questa trasformazione da una parte, sia all'interno del patriziato, sia poi all'interno, cioè come stato generale, per cui... Non so se ho risposto, ma credo insomma sì. Possa più o meno, non so come la vedi tu, ma insomma questo è un po'... Sì, è un bel tema, una è bella un questione. È un bellissimo tema, fondamentale in ogni caso, è fondamentale. C'è sicuramente quello della... Tutti i principi italiani del 400 legati a doppio filo con gli umanisti che agiscono come segretari e perfino Firenze, finché repubblicana, adottano il modello della romanità proprio come, sì. come modello fondante che informa proprio la rappresentazione, ma è una rappresentazione a tutti i livelli, può anche essere storiografica, la storiografia, i principali strumenti dell'umanesimo sono la retorica, la poesia, la storia. Sì, vorrei aggiungere una piccola cosa su questa cosa della romanità. Gianfranco Folena, che è stato un grande storico della letteratura e della lingua, della storia della lingua, aveva fatto un piccolo studio dedicato proprio ad una moda che secondo lui si diffonde a Venezia già dall'inizio del 400. E lui la notava andando a vedere i nomi di battesimo, cioè, quindi scendiamo da un livello alto a un livello più basso. E notava che accanto ai nomi tradizionali, più arcaici, diciamo così, no? Più antichi della città, ai figli si cominciava ad attribuire il nome, non so, di Marcantonio, o di nomi, cioè di personaggi famosi dell'età repubblicana romana. Certo. E che bisogno di distinzione c'era? Qui bisognerebbe fare degli studi più approfonditi, delle famiglie che volevano emergere? Tra fine 400 e inizio 500, questa sorta di... identificazione con Roma diventa ancora più accentuata. La sconfitta dello Zonchio 1499 contro i turchi, per esempio, la perdita di tutto lo Stato in seguito alla sconfitta di Agnadello, qui siamo 10 anni dopo, nel 1509, impone alla classe politica veneziana, nel suo insieme, impone il compito, come dire, di rifondare la sua identità, le sue memorie. E allora, ad esempio, si inventano le cose piuttosto interessanti, perfino dentro la storia delle istituzioni. Viene istituita, per esempio, una magistratura cosiddetta dei censori, proprio sul modello romano classico, diciamo così, repubblicano, che doveva sovrintendere alle operazioni elettorali per evitare il broglio. Certo.
con dei poteri straordinari. Quindi questa storia dei rapporti tra Roma e Venezia. Quello dei nomi, se mi permetti, sì. È estremamente interessante. Credo che abbia molto a che fare con a Venezia, forse con la mobilità sociale anche. E faccio l'esempio di vari artisti che nel Cinquecento chiamano i loro figli con nomi classicheggianti. Il più, caso più clamoroso è Tiziano, che chiama i figli Livia, Pomponio, certo, e Orazio, certo, ecco, quindi, certo, ed è, e lui è, incarna, Tiziano incarna questa sorta di mobilità sociale, per cui da pittore che regge pennelli e colori diventa invece un personaggio di spicco della società. Bene, poi ci sono diversi così, complimenti e anche degli auguri che noi cogliamo, ad esempio Olivia ha sposato, che dice grazie all'Ateneo, che deve restare in vita e deve continuare a diffondere il valore della cultura e della storia veneziana. Vediamo, scusate, scorro se ci sono ulteriori domande qui verso la fine, ci sono lo stesso osservazioni generali e di ringraziamento. Matteo Casini, un altro amico dell'Ateneo, ci dice che è interessante questo confronto tra Firenze e Venezia, della Firenze che conosce dei continui cambi di regime, no? Ecco, questa è la differenza sostanziale. Doversi reinventare la storia in una città che è stabile, perché non conosce congiure, e come dire, anche queste magistrature centrali, il Palazzo Ducale, si articolano sempre di più per gemmazione, mai per frattura, no? Si aggiungono una all'altra armonicamente. Invece Firenze, che conosce tutti questi passaggi, pensiamo solo nel 400, sì, gli Albizi, poi i Medici, la Repubblica, i Savonaroliani e poi nel 500. Fratture cruente. L'assassinio di Alessandro, Cosimo stesso. Guerre civili interne. Ecco. E, ci chiedono perché si studia così poco la storia di Venezia in Italia, questo è un problema, si studia generalmente poco la storia. Anche. E un'altra cosa che vorrei, ecco, però brevemente, ancora un tema forse va sottolineato, la questione della cristianità. Abbiamo 7 minuti e non possiamo aprire un altro ciclo di lezioni come la domanda richiederebbe, però c'è questa insistenza anche nei momenti in cui Venezia è in lotta con Roma, ad esempio proprio tra fine 500 e inizio 600, in cui gli ideologi, i promotori, diciamo, di questa forma di resistenza repubblicana contro l'impero papale, no? La tirannide papale, certo, viene sottolineata da questa cosa, ma noi siamo cristiani, anzi siamo cristianissimi. Vuoi dire qualcosa? Sì, prima di tutto bisogna dire che l'inquadramento del discorso etico che in questi cicli, nel Maggior Consiglio, è fondamentale, ha proprio nel fondamento cristiano la sua legittimazione, perché trattandosi di buoni cristiani e di principi che sono letti contro in un'ottica pienamente cristiana, scatta immediatamente la legittimazione. Per questo che il concetto di sovranità anche è così diverso, perché è detto e non detto, è più importante mostrare che all'atto i veneziani rispettano una tradizione di valori a cui sono attaccatissimi, almeno nella costruzione di un'immagine di Stato, che dimostrare la propria potenza. Cioè, questo ciclo non riguarda le conquiste, anzi, voglio dire, e torno all'immagine, questi vengono ammazzati crudelmente dai turchi. E questo fa di loro dei buoni cristiani, non ho usato il termine forse, miles christianus, è fondamentale in questo. E qui il modello di Carlo V pacifico, che è alla base di tutto, e ci sono anche si possono portare anche degli scritti come il libro di Marco Antonio Memmo del Perfetto Principe, Perfetta Repubblica, in cui i due sono i modelli, Carlo V e Venezia sono i due modelli, e sostanzialmente qui anche si sovrappone il discorso imperium, respublica. Vasari usa il termine repubblica
per indicare il dominio di Cosimo, al quale di essere tanto cristiano non interessa. Per i veneziani questa rete, diciamo, questa maglia di cristianità serve per parare le cadute fondamentalmente, ed è quello che consente ai veneziani di continuare a proporre se stessi come se avessero un ruolo vero in Europa, e non ce l'hanno più. Per questo Lepanto, su cui io non ho insistito oggi, ma avevo anche nell'eventualità una slide che non so se si può eventualmente mostrare, dell'orazione funebre di Paolo Paruta, in cui questi sono detti proprio degli eroi, e questa è la radice della virtù. Quindi questo è fondamentale. Nelle grandi monarchie, la Francia del Cinquecento, il tema del Rex Christianissimus è presente, cioè Venezia in questo sta cavalcando comunque un'onda lunga della sua tradizione, ma che si sta riproponendo in Europa. E Filippo II, il re cattolico, fa della sua difesa del cattolicesimo un'arma. E Enrico III, che per vincere, diciamo, i conflitti tra ugonotti e cattolici si dichiara proprio Miles Christianus, quello che sconfigge la minaccia della cristianità. È un'epoca di rivolgimenti civili in cui la religione è fondamentale, quindi il discorso della cristianità riemerge nel Cinquecento trasmutato come sotto le spoglie di questi conflitti, e diventa fondamentale. Lutero ha un impatto sulla storia del Cinquecento incredibile da questo punto di vista. Infatti, e qui chiudo, l'inquadramento che cerco di dare ai dipinti di Pasolucale nelle mie ricerche è in un'ottica europea, non è in un'ottica veneziana. Cerco di capire che cosa vale questo, non per amor proprio di Venezia, ma nella costruzione di un'identità su un orizzonte più ampio, che non è neanche solo quello d'Italia, è proprio quello dell'Europa cristiana, e questo è fondamentale. Sì, si potrebbe aggiungere un'ultima cosa in conclusione, e non dobbiamo mai dimenticare che Venezia governava anche aveva tra i sudditi dalmati, albanesi, certo, greci, che obbedivano sempre ad una religione cristiana, ma diversa da quella cattolica romana apostolica, cioè quella ortodossa. Ad esempio, quando, per farvi solo un piccolo esempio, ecco, i matrimoni misti come vanno regolati? Nel momento che, come accadeva, i nobili d'armata o chi stava nelle navi si innamorava di una giovane di Corfù e la doveva sposare. Oppure, e questo accadrà per esempio al tempo del Concilio Tridentino, no? Quando il Papa proverà a imporre nuove norme di riconoscimento per legittimare i matrimoni, e i legati, guardate un po' il caso, i legati spagnoli del re cristiano spagnolo Filippo II, i legati francesi e i legati veneziani diranno no, e i veneziani con maggior forza ancora, perché se passa questa norma, tutti i sudditi che vivono nel mondo greco, che si sono sposati tra greci, voglio dire, sarebbero illegittimi, la loro discendenza sarebbe illegittima. Allora Venezia è cristiana anche perché non governa soltanto, come dire, sui cattolici. Questo è molto importante. Qui c'è la saldatura del discorso di Res Publica Cristiana e Impero Coloniale, che però non sarà mai l'impero coloniale degli imperi coloniali veri. È sul modello che dicevo prima. Francia, cioè Spagna, Inghilterra, che poi diventano gli imperi moderni. È una cosa ancora diversa Venezia. Infatti non riusciamo a definirla, perché nessuno dei termini appieno. Bene, grazie Giorgio per questo contributo con cui si chiude il corso. Avevo dimenticato di ringraziare prima gli amici dei musei, anche a loro un caldo ringraziamento, con l'augurio di poterci vedere tutti il prossimo anno, magari mantenendo questa sistemazione, questa ripresa del corso, che consentirà ad amici lontani, anche ci hanno scritto oggi, anche uno da Udine che addirittura dice: avevo seguito le lezioni di Cessi qualche anno fa, insomma, diciamo. Ecco. E fa piacere quindi che si sia potuto collegare con noi, ma naturalmente ospitando le 100-120 persone che solitamente frequentano quest'aula. Grazie a tutti e buona serata.